Un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Luigi Ferraris in Genova, dove tra pochi istanti si affronteranno per la 22esima giornata del campionato di Serie A il Genoa ed il Milan. Sono probabilmente le due formazioni più in forma del momento. Il Grifone è infatti terzo, grazie alla guida sapiente di Bagnoli, che ha costruito un gruppo fantastico e che sta ottenendo risultati davvero sorprendenti. Il Milan di Capello era atteso come protagonista e se non fosse per il Napoli lanciatissimo sarebbe sicuramente la candidata allo scudetto. Al momento sono 5 punti di ritardo dei rossoneri dai partenopei, ma tutto è ancora da giocare visto che mancano moltissime partite da qual termine del campionato. Dirigerà l'incontro il signor Sguizzato di Verona. Pochi problemi di formazione per Osvaldo Bagnoli, che sceglie ovviamente il tandem offensivo composto da Pato Aguilera e da Thomas Skouravi. Anche Capello ha potuto usufruire di tutti i suoi giocatori in settimana. L'unica scelta è quella che vede Donadoni andare in panchina con Evani al suo posto. In attacco Marco Van Basten, Gullit e Massaro. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Sono 11 minuti sul cronometro, per ora nulla da segnalare, palla che non è mai entrata nell'area delle due squadre, ma ora ci prova il Milan. L'assist di Van Basten per la corrente Rijkaard che va al tiro, parata la conclusione del portiere genuano. Rijkaard è andato vicino al gol del vantaggio. Siamo al 22esimo e dopo una buona pressione da parte del Genoa coincisa con due calci d'angolo che però non hanno sortito effetto dalle parti di Sebastiano Rossi e il Milan che si ripropone in attacco con il tandem Van Basten e Gullit. Il tiro del numero 10 del Milan para Braglia, che è bravo a non farsi scappare il pallone. Siamo al 39esimo, buona azione a percussione da parte del Genoa che può arrivare al tiro con Fiorin, ma la conclusione, palla che sibila alla destra del palo, difesa da Sebastiano Rossi, ma si resta sullo 0-0. È appena iniziato il secondo tempo, da Rijkaard a Van Basten che resiste alla carica di Torrente, si presenta tu per tu con Braglia, il tiro paratona del portiere del Genoa che salva così il risultato. Sembra aver alzato i ritmi il motore del Milan. Ancora Van Basten che di sinistro prova a anticipare Signorini. Bravissimo ancora Braglia a negare il gol al centravanti olandese del Milan. E sta davvero faticando ora Genoa a contenere gli assalti del Milan. È Evani che resiste a un brutto intervento di Bortolazzi che sarà sicuramente ammonito a fine azione dal signor Sguizzato. Il tiro del numero 7 del Milan, ancora una volta Braglia, un monumento in questo momento perché impedisce il vantaggio al Milan. E sono 63 minuti sul cronometro, sempre Milan in attacco, questa volta è Franklin Rijkaard che prova a sfruttare un assist di Evani, va al tiro, palla lenta che però va vicino al palo che viene difeso senza problemi dal portiere del Genoa che osserva la palla sfilare sul fondo. Ma attenzione, siamo al 78esimo, contropiede del Genoa che potrebbe essere letale, la palla da Fiorin arriva Pato Aguilera, il tiro ed è splendida la rete del Genoa. Gol del Genoa, incredibile, il Milan ha dominato fino a questo momento ma è il Genoa ad andare in vantaggio proprio sotto i suoi tifosi, il gol di Pato Aguilera al minuto 78. Prova subito a reagire il Milan, gran numero di Daniele Massaro sulla sinistra, si beve due avversari, va al tiro e trova il gol dell'1-1 immediatamente. Siamo all'83esimo, Massaro ha subito riportato in parità il match che quindi risponde al gol di Aguilera, Daniele Massaro. Siamo praticamente al 90esimo, potrebbe essere l'ultima opportunità, ma per realizzare da qui Ruud Gullit dovrebbe compiere un vero miracolo. Proverà lo scatto e il tiro, ecco la conclusione del numero 10, palla che va non lontano del palo destro difeso da Braglia e termina sul fondo, proprio mentre il direttore di gara decide che non ci sarà recupero. E pertanto la partita termina sull'1-1 qua a Marassi, una partita davvero bella che il Milan avrebbe forse meritato di vincere, ma che il Genoa con la grinta era riuscito a portare dalla sua parte, grazie al gol di Aguilera al 78esimo. Orgoglio rossonero e pareggio immediato al minuto 82 da parte di Daniele Massaro.
È tutto da Genova, rivediamo il risultato finale, Genova 1, Milan 1, le due squadre rosicchiano un punto a Napoli che le radioline danno perdente a Cesena. È tutto, linea allo studio.